Continua l'esodo di rifugiati siriani verso la Turchia. In 350 hanno varcato la frontiera da martedì notte, temendo l'arrivo dell'esercito. Uomini, donne e bambini sono stati alloggiati in un campo gestito dalla Mezzaluna Rossa. I rifugiati accusano i media siriani di mentire su quanto sta avvenendo nei pressi di Jesr al-Shughur, dove, secondo la versione diffusa dal regime di Damasco, 120 agenti di polizia sarebbero stati uccisi lunedì da non meglio precisati gruppi armati. Il premier turco Erdogan non ha nascosto i suoi timori per un afflusso massiccio di rifugiati dalla Siria, ma ha assicurato che chiudere le frontiere in questo momento è fuori questione e ha rivolto al governo siriano un appello alla moderazione. Damasco intanto ha inviato l'esercito a Jesr al-Shughur con il compito di trovare e neutralizzare i presunti responsabili dell'eccidio degli agenti di sicurezza. Ce ne andiamo, qui non resta più nessuno, sostiene un abitante che aggiunge: l'arrivo dell'esercito in città non farà che peggiorare le cose, abbiamo tutti paura e preferiamo partire. Questi video amatoriali apparsi su internet mostrano infatti una città deserta, segno che l'esodo verso la Turchia è destinato a continuare.